Sono Elisabetta Vergani, attrice, drammaturga e anche regista. Lavoro in teatro da più di 30 anni e ho fondato insieme a Maurizio Schmidt un'associazione culturale teatrale che si chiama Farnetto Teatro, che ha coprodotto insieme all'Istituto Parri di Rosso e di Nero, appunto lo spettacolo di cui vi parleremo. Lo spettacolo è un monologo, anzi direi meglio un melologo, nel senso che la drammaturgia testuale del testo è stata costruita insieme alla drammaturgia musicale. Sara Caldanelli nasce come fisarmonicista, ma in realtà adesso è una polistrumentista, suona di tutto. Con lei lavoro da quasi 15 anni, quindi insieme abbiamo costruito lo spettacolo in scena siamo io e lei. Lo spettacolo è praticamente quasi tutto su musica e la musica è evocativa dei climi, degli odori, dei sapori, dei sentimenti, delle sensazioni che attraverso le parole andiamo raccontando. Nel teatro si raccontano le storie, il teatro è il contenitore delle storie per eccellenza, però una storia, sulla grande storia non l'avevo mai scritta. Ho studiato per 3 mesi, era una materia che ovviamente non conoscevo, ma la difficoltà più grande è stata quella, di riuscire a condensare in un testo teatrale, di 50 minuti, diciamo, la radiografia dell'escalation delle violenze accadute appunto in Italia, dal sorgere del fascismo, quindi 1919 Milano, alla marcia su Roma. Ho cercato all'interno della grande storia delle piccole storie individuali che potessero raccontare che cosa era successo in quegli anni. E la prima, illuminazione, diciamo, la scintilla che ha fatto partire il tutto è stata, il personaggio che non conoscevo di Teresa Galli. Teresa Galli era una giovane operaia, della Bovisa, camiciaia, che è considerata praticamente la prima vittima del fascismo in Italia. Il testo parla delle barricate di Parma, parla di Anna Kuliscioff, parla dell'uccisione di Michele Di Vagno in Puglia, fino ad arrivare appunto alla marcia su Roma.